Nella splendida e suggestiva oasi di verde dell'altopiano di Folgaria, nella casa Santa Maria, anche quest'anno, come tutti gli anni, Monsignor Zenti ha incontrato i sacerdoti della diocesi che nel corso del 2014 festeggiano l'anniversario di ordinazione sacerdotale, 25esimo, 30esimo, 40esimo, 50esimo e anche 60esimo, per una settimana residenziale di riflessione. È un'iniziativa che il pastore della diocesi di San Zeno dà un significato particolare. Una sosta che è sempre molto benefica, molto interessante e vedo che è anche apprezzata. Ci si ferma dalla domenica sera fino al venerdì pomeriggio, si riflette, le prime due giornate sono tutte quante di riflessione. Invitiamo sempre delle persone, in genere i preti, ma non soltanto, anche di laici, abbiamo invitato che ci parlino di argomenti che ci possono interessare. Quest'anno per esempio Don Light, Don Giuseppe Light, adesso Monsignor Panizzolo di Padova, che ci stanno parlando dell'umanesimo, cioè quanto la Chiesa nel suo trasmettere la fede genera umanesimo e che tipo di umanesimo riesce a garantire, che è l'umanesimo cristiano. È in vista un po' del convegno della Chiesa che è in Italia dell'anno prossimo a Firenze, cioè il nuovo umanesimo in Cristo il nuovo umanesimo. Come abbiamo sentito da Monsignor Zenti, questo momento di riflessione di Folgaria abbraccia tutti gli aspetti, dalla missione alla vita del sacerdote, non ultima la solitudine. Il dramma della solitudine del prete? Noi vorremmo cercare di superarlo prima di tutto ricordandoci che il prete che è unito a Gesù Cristo non è mai solo. Ma c'è anche una vita di comunità e di fraternità. E noi stiamo cercando di svilupparla a livello di comunità presbiterali o di unità pastorali. Oppure almeno di zone pastorali dove i preti si ritrovano di tanto in tanto tra di loro per confidarsi le cose, come stanno andando, cercare di creare legami. Ho già detto ai miei preti che il futuro del nostro presbiterio è quello delle comunità presbiterali, dove i preti stanno insieme, certo non come i monaci, come i frati, è un altro tipo di vita, però il trovarsi insieme, anche nella stessa casa, o comunque di avere momenti frequenti di starsi insieme da fratelli, è il nostro futuro. E io ho voluto dare l'esempio, ma perché lo sento io come bisogno. Nel mio vescovado ho con me anche i miei vicari episcopali, oltre che il mio segretario.